anche delle cose dette dal signor Singer, io trovo che ci siano, io trovo dei punti di condivisione straordinari. Io arrivo però a delle conclusioni di carattere politico di aver già detto questo. E questo sarebbe stato bello potersi confrontare, poter argomentare le ragioni per cui io dico questo. Perché non lo dico per capriccio, per presa posizione, ma perché ho delle riflessioni che ho fatto cui mi piacerebbe confrontarmi. Proprio ora che quel tempo di confronto è arrivato. Perché il signor Sindaco parlava che comunque questo strumento di utilizzo ha anche delle ripercussioni di carattere urbanistico. Mentre io sono perfettamente d'accordo con l'assessore di Salvo che questo strumento non ha nulla a che vedere con la dimensione urbanistica. E sia ben chiaro, anche perché a meno che non si voglia paralizzare quello che la legge prevede sia il regolamento edilizio, ossia, così come disse il DPR 380 del 2001, il regolamento urbanistico disciplina le modalità costruttive con particolare riguardo al rispetto delle normative tecniche estetiche, di igienico sanitaria, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Ha quindi un ruolo eminentemente tecnico, non ha nulla a che vedere con il significato di pianificazione urbanistica che invece oggi in, questo, in questa dimensione metropolitana che viviamo è estremamente importante. Perché io, mi piacerebbe sentire parlare di pianificazione urbanistica, mi piacerebbe sentire di nuove idee di mobilità, mi piacerebbe immaginare una prospettiva per l'età. E ogni strumento, c'è uno strumento adeguato per ogni cosa. Il regolamento di edilizia non è uno strumento adeguato per fare urbanistica. E se in qualche punto del regolamento, il regolamento urbanistico invade quelle che sono le prerogative proprie della materia urbanistica, lì non è una virtù, è un vizio, è un problema. E su questo c'è stata molta attenzione da parte dell'assessore, io non posso non riconoscere. Perché molte cose ha portato delle piccole modifiche e migliora in maniera significativa lo strumento. Allora, proprio perché io credo che ci sia bisogno di pianificazione, e credo quanto più cogente la regolamentazione con lo strumento principe, che è il piano regolatore. Il piano regolatore generale, perché oggi si parla di aree metropolitane, ed è vero che oggi alla Camera è stato approvato in via definitiva il DPR del Rio che prevede il superamento del progetto delle province, il definitivo superamento sarà soltanto con la riforma del titolo unico della Costituzione, ma avere comunque l'istituzione di aree metropolitane e nella libertà della autonomia siciliana dà la possibilità di istituire l'area metropolitana anche nella città di Catania, e quel piccolo passaggio è stato fatto alla regione, in qualche modo questo elemento è stato introdotto. Ma rimane il fatto che questo non cambia quella che è la normativa nazionale, e la normativa regionale rispetto a quella che è la pianificazione urbanistica, che rimane quella che è sia il piano regolatore generale, sia anche dei profili, che l'attesa della città metropolitana, non è il piano metropolitano, poi accetta, peraltro ora sei anche sindaco della città metropolitana, ti dai tutti gli strumenti per capire come pianificare meglio la tua città, anche in relazione a quella che è l'area più bassa, più ampia, a cui tu erano i servizi. Quindi non è per me un